scelta da ridiscutere. Alcuni anni fa io sono stato il primo, quando ero ministro per le politiche comunitarie, a rimuovere il vincolo che impediva alle imprese italiane di acquisire centrali nucleari all'estero. Da allora siamo rientrati nella tecnologia nucleare, l'Enel ha comprato in Slovacchia e poi anche in altri paesi. C'è ancora un vincolo a insediare sul territorio nazionale centrali nucleari. È un vincolo sbagliato perché condividiamo i rischi con tutti gli altri paesi europei che le hanno. È un vincolo sbagliato perché il nucleare è diventato più sicuro. È un vincolo sbagliato perché abbiamo bisogno di energia a basso costo. Ne abbiamo bisogno per due motivi. Se nel tempo vogliamo avere una produzione di energia da fonti rinnovabili, dobbiamo sovvenzionare le energie rinnovabili che oggi non sono ancora economicamente competitive. Per farlo abbiamo bisogno di fonti energetiche a basso costo, quali ci danno nucleare. Il secondo motivo è che abbiamo bisogno di diminuire i costi dell'energia per le nostre energie che consumano molta energia, le cosiddette aziende industriali particolari, l'alluminio per esempio, il cemento anche altro. E poi c'è un terzo motivo, abbiamo bisogno di una produzione di energia poco inquinante. Per tutte queste ragioni noi abbiamo bisogno di un piano energetico nazionale in cui ci sia anche il ruolo chiaramente definito del settore nucleare.